Ciao a tutti, allora sono tornato con questo nuovo video che, come avrete letto dal titolo, è una reazione ai miei vecchi musical.ly. Per chi non lo sapesse ancora, io sono estremamente ossessionato da questa applicazione che è musical.ly. Ho deciso di fare questo video perché l'altro giorno ero su Instagram e così all'improvviso mi compare un video di una fanpage che oltretutto ringrazio tantissimo perché mi ha fatto scattare in mente questa idea. Cioè, guardando questo video mi è saltato in mente di fare questo video, appunto. E il video che mi è comparso, in poche parole, tra le notifiche, era un mio vecchio musical.ly, forse uno dei primi, nel quale tipo lei mi aveva scritto: ho trovato questo tuo vecchio musical.ly. Così l'ho guardato e ho detto: oddio, però ci starebbe fare una reazione ai miei vecchi musical.ly, dato che qui in Italia credo di non aver mai visto reazioni ai vecchi propri musical.ly. Ho solo visto tipo reazioni ai più imbarazzanti, più divertenti e più belli. Quindi ho detto: boh, proviamo a farne uno diverso, una reazione però ai miei vecchi. E niente, quindi direi di non perderci in chiacchiere e iniziare subito con il video. Allora, adesso metto le cuffiette e vedremo il mio primo, proprio primissimo musical.ly. Vi metterò comunque da qualche parte qui, appunto, il musical.ly. Un attimo, non riesco a mettere la cuffietta. Ok, questo qui è il primo. Io che apro gli occhi faccio così. Ma è praticamente tutto il musical.ly è "to keep you on my mind". Poi tipo stoppavo a metà e riprendevo dall'altro lato senza un filo logico, proprio a caso. E bellissime le mie facce, i capelli. Questo qui invece. È praticamente tutto un movimento a caso, tutto così, no? Che si muove totalmente a caso, di qua, di là, di qua, su, giù. E soprattutto la parte più bella è quando c'è il tin, no? Io faccio così, molto tipo sassi. Top proprio. Io, allora, adesso ve lo vedete, qua, questo qua, no? Deve stare qua, così. Qua il lip sync proprio, ciao. Vabbè, e questo è uno, vabbè, comunque questo qui non parlavo, facevo solo il telefono, facevo no. E poi faccio love money party, però dai, non è venuto proprio malissimissimo, possiamo dire che era decente. A parte il fatto che i miei musical.ly vecchi erano solo bianco e nero. No, vabbè, non è venuto proprio malissimo, alla fine. Cioè, il lip sync c'era un po', che il lip sync, per chi non lo sapesse, è praticamente il labiale, nel senso, le parole tu devi seguirle a tempo in modo che diventi proprio tipo stile playback. Almeno credo sia così, se non sbaglio, dovrebbe essere questo comunque. Questo non è venuto male, però c'era da migliorare qualcosa. Ero già a livello pro, no? Io avevo già visto la mannequin challenge. Qui la cosa bella è che facevo tutto ton così, come se fossi un manichino. Quindi io già avevo capito che ci sarebbe stata la mannequin challenge. Cioè, io ero già avanti. Ero già avanti. Sì, convinto. Questo qua mi piaceva un sacco. A parte la faccia da maniaco che avevo, tipo tutto così, a parte questo, dai, questo qua veramente a me piaceva. Ma io ero proprio fissato con questa canzone. C'è stato un periodo che facevo musical.ly solo con questa canzone. Ma quando vai? A parte il fatto che lo tenevo un sacco zoomato e poi lo muovevo un bordello, cioè, volevo fare tipo le transition che sarebbero tutti i movimenti fighi, ma ero proprio big fail. Maria. Anche qui volevo fare le transition, però più che altro ti viene un sacco mal di testa questo video. Era proprio fatto a caso, cioè proprio tutto, ma sono tutti uguali praticamente. Questo, io vi giuro, io lo adoravo troppo, la canzone poi ero in fissa. E mi ricordo che era il mio musical.ly preferito di una volta, veramente ero stra in fissa con questo musical.ly.
No, ma tipo la mia faccia è troppo bella. Io tipo tutto così convinto. Però cioè proprio tenevo il telefono qui, cioè nelle narici, cioè, guarda, troppo attaccato secondo me. Questo sì mi piaceva, tuttora non mi dispiace tanto. Ok, questo sì mi piace. Questo qua tuttora mi piace. Quindi è uno dei miei vecchi musicali, però non è proprio male. Oh mio Dio, no, questo lo odio. When a man came from the jungle, wild animal, I've never been humble. Summertime festival, when I come dude, when the beat drops, it'll be looking. Ma cosa stavo facendo? A parte il fatto che stavo inventando di brutto le parole, cioè proprio le cannavo in pieno, tutto movimenti con le mani così, muovevo il telefono a caso, cioè una roba assurda, no vabbè. No, questo proprio no. E niente, quindi questo video, questa reazione ai miei vecchi musicali finisce qui. Spero davvero tanto che questo video vi sia piaciuto. Allora, io mi sono divertita a riguardarli perché era da tanto tempo che non li vedevo e rivederli un po' mi ha lasciato perplesso. Mi fa capire che comunque è passato un po' di tempo, neanche tanto, perché comunque quest'estate li facevo questi musicali e che con il tempo si può sempre migliorare. Ho deciso di fare questo video anche per farvi vedere che magari sono, tra virgolette, migliorato rispetto a prima, e che comunque anche io ho fatto cose assurde, del tipo il mio primo video era una cosa ridicola, siamo sinceri. Però io comunque sono contento di aver fatto quel musical, perché se non avessi fatto quello oggi non sarei qui a fare quel musical. Quindi non mi pento di averli fatti, non mi vergogno, sono contento che ci siano ancora e non li eliminerò mai. E quindi se questo video vi è piaciuto, fate diventare quel pollice. Chi è? È andato Giampaolo. E quindi se questo video vi è piaciuto fate diventare quel pollice blu. E se volete un'altra reazione a qualche tipo, non so, musical, oppure appunto i miei ultimi musical, ma non ha tanto senso, vabbè, se volete vedere un altro video tipo simile a questo, fate diventare quel pollice blu e magari commentate scrivendomi cosa vorreste vedere. Iscrivetevi al canale se siete nuovi, attivate le notifiche per non perdervi nessuno dei miei video. Condividete il video con tutti i vostri amici. Qui sotto vi lascio sempre tutti i social dove, se voi volete, potete seguirmi. Vi mando un bacione fortissimo e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! E dopo aver fatto questa bellissima figura di merda, andiamo avanti. Ci vediamo al prossimo video, ciao!